vedere dei prodotti che ho preso perché ho partecipato ad un ordine accumulativo con delle ragazze siciliane. Sono tre diversi siti, infatti questo video lo dividerò in due parti. I tre siti dai quali abbiamo ordinato con queste ragazze sono Gisella Mask, Dragon Space e Space of India. Sono tre siti che hanno le spese di spedizione un po' altine. In un video precedente avevo parlato di Aromazon ed è un sito dal quale non ricomprerò più. Non è che ci sia molta convenienza da Aromazon secondo me, perché da questi siti ho preso molte più cose e ho risparmiato, mi sono accorta davvero tanto. Allora, partiamo dal sito di Space of India. Non ci ordinerei mai da sola, perché le spese di spedizione sono intorno ai 21-22 euro, tantissimo, però hanno dei prodottini molto particolari. Vendono di tutto, dalla cucina ai prodotti di bellezza, infatti hanno cucina orientale, cose molto particolari. Io ho preso soltanto pochissime cose perché, non avendo mai ordinato da questo sito, volevo prima testarle, provarle, vedere se mi ci trovavo bene oppure no. Allora, la prima cosa che ho voluto assolutamente prendere è l'olio di cocco puro. L'olio di cocco l'avevo già preso da Aromazon, avevo preso un barattolino piccolo così che mi era costato 10 euro, mentre questo di qua sono 250 ml, quindi è molto di più di quello di Aromazon, e mi è costato intorno ai 3 euro, quindi direi che è abbastanza conveniente. Questo di qua è quello che ho preso io. È tutto liquido, perché ovviamente da me ci sono già 35 gradi, 36 gradi, quindi figuriamoci se a queste temperature non è totalmente liquido. Però quello di Aromazon mi piace un po' di più per... non riesco manco a dirlo. Quello di Aromazon mi piace di più per un semplice motivo: quello sa di cocco, l'avevo già detto in quel video, in una maniera incredibile. Questo invece è in odore. Quindi questo fatto che sia inodore non mi piace molto. Ho preso soltanto 5 cose. E avevo preso anche il Vatica Oil, ma purtroppo non me l'hanno spedito, infatti la ragazza me l'ha detto che il Vatica Oil è un olio meraviglioso, è a base di cocco, di amla e altre erbe molto particolari, c'è il limone, insomma è un olio ricchissimo. Allora ho preso questi quattro pacchettini qua, sono tutte maschere per il viso, adesso ve le faccio vedere. Ne ho volute provare quattro diverse. Questo di qua è il Multani, costato intorno ad un euro. Sono sotto forma di polverina. Queste non le ho sinceramente ancora provate, perché andando ogni giorno al mare non è che abbia avuto molto tempo per provarmi queste maschere, sinceramente. Sono sotto forma di polvere, così, e si sciolgono nell'acqua. Si mettono in una ciotolina con l'acqua, questo si crea la pappetta e poi si spalma nel viso con una maschera, si fa agire per un quarto d'ora, 20 minuti e niente, poi si risciacqua. Poi mi ho sentito parlare benissimo di queste maschere, infatti ne ho volute provare diverse per vedere con quale poi mi troverò meglio. Questa è semplicemente una maschera purificante. Poi ho preso questa di qua, che era quella che mi piaceva di più, la Neem Ton. Questa è costata intorno ai 2 euro. E in poche parole questa dicono che dovrebbe servire, per le proprietà che ha, a levare sia i brufoli, cioè a far sparire i brufoli, e a levare completamente i punti neri, ad attenuare le macchie della pelle. Quindi questa mi ha incuriosito davvero tanto. Qua c'è anche il disegno che ci ha spiegato come funziona la maschera, come si deve fare. Poi un'altra che ho preso è la Skin Life. Anche questa è costata intorno ai 2 euro. Questa è a base di aloe, di amla, candan, di rosa, insomma contiene tantissime piante. E poi la famosissima amla, e il pacco è disintegrato, però vabbè. purtroppo l'inconveniente della spedizione. L'amla, che tutti ne parlano stra bene per la cura dei capelli, per fare gli impacchi. Infatti qua c'è spiegato che qui ci sono disegnati i capelli neri. Io, essendo praticamente bionda, sinceramente avrei anche paura di poter perdere il mio biondo e magari andare a scurire i capelli, quindi non lo userò assolutamente sui capelli. Questa è la polvere, quindi le polverine si assomigliano un po' tutte. Io sinceramente questa di qua la voglio utilizzare sul viso, magari
quando le proverò in qualche vigneta scriverò come sono, come risultano, come mi ci trovo, qualcosa del genere, insomma, vi aggiornerò, vi farò sapere delle proprietà di queste maschere. Adesso passiamo a Dragon Space. Ho preso l'anti-runs di 100 ml. Questo serve a non far andare a male gli oleoliti oppure gli oli vegetali, quindi serve a non farli irrancidire perché contiene tocoferolo, lecitina, glicerina, insomma un po' di tutto. Quindi 100 ml, 3,40 ore è molto conveniente di anti-runs. Una cosa che ho voluto assolutissimamente provare, perché ne parlava Carlita e ha detto che era una cosa eccezionale, il fluido ACE, quindi le vitamine A, C ed E. Questo di qua, 10 ml, mi sono costati 3,30 ore, ma perché è un complesso vitaminico e quindi capisco che le vitamine costano. Ho preso le proteine della seta, questa boccettina piccolissima, 10 ml, mi sono costate 1,70 euro. Questo mi serve per fare una crema idratante per i capelli in cui andrò a mettere le proteine della seta. Poi un'altra cosa che ho preso è l'acido lattico. Eccolo qui, mi serve per regolare il pH, perché quando andrò ad utilizzare le cartine tornasole e andrò a fare le creme e queste cose, mi servirà un regolatore di pH, quindi ho preso l'acido lattico. 100 ml mi sono costati 1,80 euro, quindi pochissimo. E ho preso i semi di lino che cercavo da una vita e non riesco a trovarli nei miei supermercati, non so come fare. Sto anche cercando disperatamente l'olio di lino, di semi di lino, e non riesco a trovarlo. Mi sono costati 1,60 euro 100 grammi e questi mi servono per fare gelé di semi di lino. E poi l'ultima cosa che ho preso sono i capolini di camomilla, sono 100 grammi e mi sono costati 2,50 euro. Li ho voluti prendere perché tempo fa li avevo presi in erboristeria. E 100 grammi me li hanno fatti pagare 5 euro, quindi praticamente il doppio. Io con 5 euro ne avrei presi 200 grammi. Quindi ho detto approfittiamo, li prendo da questo sito che è meglio. Ed eccoli qua, i capolini di camomilla. Ne ho già utilizzati metà pacchetto per farmi l'oleolito di camomilla. E l'ultima cosa che mi ero dimenticata è una fragranza, quindi per fare i profumi a casa, ed è alla fresia. Avevo sentito che questa fragranza alla fresia è bellissima, poi a me l'odore delle fresie piace davvero tanto. È di 30 ml ed è costata 2,50 euro e ci verrà tantissimo profumo. E io ho intenzione di farmi sia i profumi a casa che le acque profumate, perché visto che adesso siamo in estate, i profumi non mi piacciono molto anche perché sono a base alcolica. Voglio farmi delle acque profumate che sono a base di acqua, quindi non alcolica. Ok, con i prodotti di questi due siti ho finito. Adesso nell'altro video vi farò vedere i prodotti che ho preso invece da Gisella Mask, quindi se vi va seguite anche quel video. Intanto vi mando un bacio. Ciao!